Ciao amici da trainer, benvenuti in questo nuovo video. E oggi ragazzi voglio sbloccarvi un ricordo. Oggi è un momento Amarcord, nostalgia, come cantavano Albano e Romina, nostalgia canaglia veramente, perché ragazzi li ho trovati, Mulino Bianco ha deciso di riproporre in anteprima un prodotto che io amavo tantissimo. Nel 1992, in quel lontano 1992, quando io ero poco più che un bambino, andava uno spot dove venivano appunto reclamizzati questi magnifici baiocchi con il soldino, cioè con la tavoletta di cioccolato. Ed eccoli qua, ragazzi, dopo tanti anni, perché purtroppo la Mulino Bianco ha prodotto questi baiocchi con questa tavoletta di cioccolato fino al 1999 circa, quindi per circa 6-7 anni, dopodiché ha deciso di toglierli. Perché? Perché io vorrei sapere, erano buonissimi, io li adoravo, era la mia merenda preferita. Cioè, ditemi cosa c'è di più buono di un biscotto di pasta frolla con sopra il soldino di cioccolato. Sono buonissimi anche i baiocchi normali, ma il baiocco con il soldino di cioccolato, con quella tavoletta di cioccolata era qualcosa di pazzesco. E per fortuna, dopo oltre 21 anni, circa 22 anni, Mulino Bianco, eccoli qui, ve li faccio vedere, li ripropone come novità assoluta. Sapete poi che io quando c'è una novità, un'anteprima, la devo assolutamente provare, ma qui è veramente un momento di nostalgia. Secondo me, chi appunto agli anni 80, 90 ha vissuto questi biscotti veramente in maniera intensa, perché era la nostra merenda. Io ricordo che andavo spensierato a scuola e avevo questa magnifica merenda veramente sempre con me. E li ripropone con quindi Mulino Bianco, biscotto di pasta frolla, come vedete, e sopra la parte di cioccolato. Quindi non vedo l'ora di riprovarli. Io sono un po' molto emozionato, un po' la lacrimuccia. Secondo me anche qualcuno di voi avrà questo ricordo. Anzi, se avete dei ricordi particolari legati a questa merenda, scrivetemelo nei commenti e fatemelo sapere, perché veramente io ho tanti bei ricordi legati a questo biscotto, a questa merenda che portavo dietro di me. Baiocchi quindi con tavoletta di cioccolato, sono 6 monoporzioni da 2 biscotti, 120 grammi ogni monoporzione, quindi 60 calorie a biscotto, che non è pochissimo, ma ci sta, sono buonissimi e non vedo l'ora di provarli. Li apro subito e faccio subito questo unboxing perché non vedo l'ora. Mi dispiace quasi anche aprirli perché sono veramente belli. Hanno un'apertura facilitata qui davanti. Quindi basta tirare la linguetta e guardate qui come uno scrigno si aprono, fantastici. E troviamo proprio il classico sacchetto. È uguale, ragazzi, guardate qua, è uguale esattamente a quello che era il packaging degli anni 90. È bellissimo, è veramente bello. Il classico proprio packaging, quindi salva freschezza tra l'altro, ma veramente molto bello. Non vedo l'ora di provarli, devo assolutamente provare per voi. So che anche voi non aspettavate altro che provarli. Li apro, l'odore è class, ma buonissimo, si sente la cioccolata, si sente il baiocco, ma è bellissimo. Cioè, ditemi cosa gli vogliamo dire a questo biscotto, non gli possiamo dire niente. Qui tavoletta da una parte, tavoletta di cioccolato, e dall'altra il biscotto in pasta frolla con il disegno ovviamente dei baiocchi. Faccio vedere magari un po' di focus, vediamo un po' se si vede meglio. Eccolo qua. Ah, ragazzi, è veramente fantastico. Sono emozionato, lo devo assolutamente provare, ma già l'odore è proprio quello tipico. Non lo so, sarà proprio un ricordo d'infanzia. Poi alla fine è un odore di cioccolata e di pasta frolla, però è proprio il ricordo d'infanzia. No, ragazzi, sono tornato praticamente bambino alle elementari. Mi sembra veramente, adesso metto a colorare qualche disegno. È buonissimo, ragazzi. Porta proprio indietro la memoria e ti sblocca proprio i ricordi. Era veramente una cosa che volevo provare. Lo stavo cercando perché l'avevano annunciato qualche giorno fa.
scusatemi, lo mando giù. È veramente molto molto buono, ragazzi. È una cosa semplicissima, tra l'altro, cioè fondamentalmente è una tavoletta di cioccolato al latte e il baiocco. Però vabbè, per chi è amante dei baiocchi, ovviamente questo è uno step successivo, ma soprattutto, ragazzi, se come me avete qualche ricordo di quando eravate più bambini e magari le utilizzavate come merenda, assolutamente lo dovete comprare perché vi porta indietro. Non so per quanto tempo, è una novità, non so per quanto tempo la Mulino Bianco lo lascerà in commercio, se rimarrà per sempre in commercio. Non lo so perché, ragazzi, io non so per quale motivazione le cose più buone poi di solito le mandano sempre via, no? Le tolgono. Questo è stato solo per 6-7 anni, eppure era eccezionale. Io avrei continuato a mangiarlo anche da adesso che sono un po' più cresciutello. Quindi, ragazzi, adesso credo che diventerà la mia nuova merenda, almeno sperando fino a quando la Mulino Bianco mi farà la concessione di lasciarli. Provateli veramente. Chi non li ha mai provati li può provare adesso e secondo me rimarrà assolutamente soddisfatto. Ma chi li ha provati farete un viaggio nel passato. In un momento, già nel momento in cui lo aprite, sentite l'odore e poi lo assaporate, farete un salto, un balzo indietro veramente di tanti anni. Grazie Mulino Bianco veramente per avermi sbloccato questo ricordo. Io ragazzi, insomma, mi rimane solamente di ringraziarvi per aver seguito questo video, di chiedervi di iscrivervi se avete voglia di vedere ancora le mie anteprime, di farmi compagnia, così almeno ho sempre qualcuno con cui condividere queste novità. E fatemi sapere un po' i vostri ricordi, un po' qualcosa legato magari alla vostra infanzia, se li mangiavate da bambini. Ragazzi, grazie mille, buon proseguimento e ci vediamo alla prossima anteprima e al prossimo video. Ciao ragazzi, indovinate cosa faccio adesso? Mi mangio anche l'altro. Ciao ragazzi, alla prossima! L'ho detto, me lo devo mangiare. Più che altro perché poi prende aria e si rovina. Solo per quello, non per altro. Ciao!